Sono fiero, orgoglioso di aver avuto tanti amici qui a Bitonto che mi hanno manifestato tanto calore umano, tanto affetto e tanta vera amicizia. Battute finali per la campagna elettorale regionale. Ieri sera sul palco di Piazza Aldo Moro a Bitonto i presidenti di Forza Italia delle regioni Molise, Basilicata, Calabria e Piemonte, il candidato alla presidenza pugliese Raffaele Fitto, assieme ai senatori Licia Ronzulli, assistente del leader Silvio Berlusconi, oltre che Dario Damiani e Maurizio Gasparri, sono stati tutti al fianco del consigliere regionale uscente Domenico Damascelli, che corre nuovamente per riconfermare il suo ruolo all'interno della massima assise pugliese. Sono convinto che con tutta questa forza e tutto questo calore umano e questa autorevolezza istituzionale noi andremo a vincere le elezioni regionali e assicureremo a questo territorio un'importante rappresentanza in Regione Puglia. È finalmente il momento di cambiare dopo 15 anni di centro-sinistra, di disastri nel campo dell'economia, del welfare, dell'ambiente, dell'agricoltura e della sanità, dove vengono chiusi ospedali, tagliati reparti, depotenziata la medicina del territorio e tagliati i servizi essenziali dai cittadini. Mi sono battuto in questi 5 anni per difendere il diritto alla salute dei cittadini, per difendere gli agricoltori, per difendere il nostro ambiente, la nostra economia e il nostro territorio. Continuerò a farlo sugli altri 5 anni. Chi toccherà uno di questi servizi dovrà passare sul mio cadavere. Il sostegno incondizionato al candidato è arrivato dal senatore Gasparri. Domenico ha seminato bene nel territorio, nel partito, proprio per usare una metafora, uomo del territorio, imprenditore agricolo, ha seminato bene in politica, ha avuto i coordinatori comunali, sindaci, una bella festa di comunità. Noi non lo possiamo votare, però quelli di Bitonto e della provincia di Bari sì, eleggeranno una brava persona che farà parte del governo della Regione Puglia.